No, diciamo che sarà un sunto di quello che faccio da anni, perché è un album live, quindi avevo la necessità di ripartire con un album live adesso per vari motivi. Però siccome è la dimensione che preferisco, sicuramente è una buona ripartenza, diciamo. Rispecchia abbastanza fedelmente quello che faccio dal vivo, quindi insomma, bene o male, cioè non aggiunge nulla a quello che fino adesso ho fatto, insomma. Quest'album è ascrivibile a qualcosa che in realtà è abbastanza solido vedere per chi mi conosce dal vivo, insomma. In realtà, chi è più pazzo? Chi sta dentro o chi sta fuori? Eh? Chi è più pazzo? Chi sta dentro o chi sta fuori? Non mi sono mai piaciute le cose troppo pompate, 100 strumenti, proprio non mi piace. Bastano tre, basta uno poi. Perché in un live ci sono vari, oltre all'aspetto musicale c'è anche l'aspetto scenico che conta molto. L'aspetto scenico che su un disco da studio non puoi, o difficilmente puoi riprodurre. È un concerto proprio data secca, quindi sono affiancato dai miei musicisti di sempre, Giacomo Anselmi alla chitarra e Daniele Iacono alla batteria, con i quali condivido il palco da tanti anni, quindi formazione in trio, io basso voce e loro chitarra e batteria. Sbagliato l'attimo e pensare che Giacomo è un personaggio molto particolare, lui viene da Viterbo e penso che suoni veramente di tutto, perché lui dal jazz al rock al metal, lui ha fatto un metodo su Pat Metheny pure, cioè, per dirti, no? Suona con Amalia Grey e suona con me, quindi suona, cioè, fa di tutto. E molto bravo. Stesso dicasi per Daniele Click Iacono, che già dal nome Daniele Click Iacono fa capire tipo abbastanza preciso. E lui, diciamo che alla fine poi siamo diventati amici. Io prima di tutto tra musicisti credo c'è cioè una collaborazione artistica, collaborazione professionale, perché poi alla fine amici amici, poi insomma poi quando non come tutti i lavori. Quando insomma non c'è un riscontro economico, gli amici ne stanno sempre pochi. In un album live sicuramente hanno più visibilità rispetto allo studio, rispetto a un nome che metti su un disco, non sai neanche chi sia, magari, no?
dunque tu. Ovunque tu. Echi di te intorno, ora sono un ricordo, luci, ombre in alto, qui no, qui no.